fisso dopo Casa Pesalcione, al di là delle discriminazioni che si possono essere sul rigore annullato, come hai visto la squadra? Penso che abbiamo fatto un'ottima partenza nei primi 35 minuti, siamo stati una squadra che sapeva quello che doveva fare in tutte le situazioni. Un po' sfortunati sul palo di rigore, non commento la decisione arbitrale di annullarlo perché non avendo rivisto bene, però faccio fatica a ricordare nella nostra categoria gol annullati per l'uomo dentro l'area, perché non essendoci il VAR come c'è in Serie A, nelle categorie professioniste sfido a guardare ogni partita di Serie B se sì, non c'è qualcuno dentro se l'area. Se andiamo a vedere il regolamento, se poi il numero 15, se l'attaccante entra prima va a cercare tutto, poi vai. Sì, guarda, sì, no, poi dobbiamo guardare avanti, spiace perché secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, bagnato da un'ingenuità sulla rimessa laterale che facciamo battere questa palla in aria. Purtroppo in casa ci capita spesso, non so se per le dimensioni del campo, dell'ingenuità che paghiamo a caro prezzo, veramente il risultato 0-1 nel primo tempo per quanto visto in campo è molto bugiardo. Sì, anche perché l'unico tiro è quello del rigore. Sì, poi dopo nel momento che stavamo riprovando a fare la partita con una giocata importante del loro giocatore che mi ha concesso il calcio facile ai 20, ma sapevamo la qualità che ha Morselli come altri giocatori, è normale che poi dopo è rischiato qualcosa per forza di cose perché sono saltate un po' le distanze, quindi loro hanno avuto anche altre occasioni. È anche vero che abbiamo creato tanto, non penso che oggi la squadra non meritasse zero gol. No, soprattutto Stefanoni è entrato con il giusto piglio, è impegnato severamente al loro partito. Sì, anche se io dico che però bisogna fare gol. La differenza oggi, penso negli ultimi 20 metri, che loro attaccanti hanno fatto gol, i nostri non hanno fatto gol. Possiamo dire che rimane il tabù del comunale? Non so dirti, sicuramente qua troviamo squadre con un atteggiamento diverso. Secondo me noi su un campo grande ci esprimiamo sicuramente meglio, al di là del modulo o meno. Spiace perché c'è stata una prestazione importante ed è sempre peccato dell'ingenuità nostra, al di là degli altri episodi, perché noi non dobbiamo attaccarci agli episodi ma guardare quello che siamo noi, cercare di migliorare su noi stessi. Testa la prossima partita, che anche quella è molto importante. Sì, per forza di cose, adesso ci lecchiamo un po' queste ferite che ci tenevamo a far bene, dare continuità a quanto stiamo facendo. È stata data continuità e fatto bene se guardo la prestazione. Purtroppo poi per vincere quelle squadre importanti bisogna essere impeccabili in ogni frangente. Commento personale, come sta andando il corso voglio fare? Come adesso è l'ultimo dei pensieri, perché quando si perde così una partita del genere si pensa unicamente alla squadra, sicuramente l'inizio di una bella esperienza dove può vivere dei confronti con giocatori importanti, allenatori importanti. Io dico che nel calcio c'è sempre da imparare, sia per i giocatori sia per noi allenatori, perché bisogna tenersi aggiornati e scoprire cose nuove e rubare, permettimi il termine, da gente che ne sa. Quindi adesso ricontinuo questa esperienza, ma pensando sicuramente alla squadra, al lavoro settimanale. Grazie, mister, buon lavoro. Grazie.